Centro INAIL di Budrio, l'alta tecnologia al servizio degli atleti. Protesi come bolidi, vittoria assicurata. La storia di Yoko. Corri ragazza, corri, quel bronzo nel triathlon vale un'intera vita. Sempre viva Bertagnolli, l'alta tecnologia al servizio dei grandi atleti di seguito, e il riferimento in particolare è a coloro che a praticare i rispettivi sport mettono le protesi, tra le migliori in assoluto quelle costruite al centro INAIL di Vigorso di Budrio, l'istituto alle porte di Bologna, all'avanguardia nel mondo, attualmente diretto dall'ingegner Gregorio Teti. Ferma ancora oggi la linea indicata all'inizio degli anni 60 da Johannes Schmidl, il primo direttore. Voglio umanizzare le protesi, l'autorevole credo dell'ortopedico austriaco, per progresso nel frattempo mai interrotto. Dagli ausili che si usano nel quotidiano fino appunto a quelli super performanti destinati agli atleti paralimpici, avveniristici prototipi, da immaginare in questo caso come fossero macchine di Formula 1. Gli stessi atleti allora, a continuare il parallelo come piloti collaudatori, e ancora i tecnici ortopedici che questi ausili progettano e costruiscono come meccanici ai box, al segno ripetuto delle imprese combinate dai campioni azzurri. Tokyo 2020, per altra recente conferma, inaspettato incontro compreso proprio durante la nostra visita al centro protesi sportive dell'INAIL. Da un'idea in montaggio di Roberto Soi, reso conto da non perdere. Sicuramente non è la sola e l'unica a vincere una medaglia, ma dà un contributo importante agli atleti, e il nostro lavoro è quello di riuscire a creare qualcosa che sia sinergico con l'atleta, quindi che si fonda in maniera completa tra il corpo dell'atleta stesso e la tecnologia. Bella, anche dentro, vedi che bella, non c'ha difetti, va bene, bella pulita. Molto, molto. L'atleta per noi è il primo ricercatore, è quello che fa parte del team di ricerca con noi, senza il quale non potremmo ovviamente sviluppare e mettere a punto le protesi e le nuove tecnologie. Giusto la volta del nostro servizio, la testimone che non ti aspetti. Al centro protesi sportive dell'INAIL, Veronica Yoko Plebani in persona. Visita di controllo per nuovi ausili da mettere a punto ancor più performanti, non prima però d'essere passata dal laboratorio a salutare e a ringraziare tutti i tecnici che ogni giorno questi ausili costruiscono, senza i quali, al netto della sua esemplare forza, magari la medaglia non sarebbe mai arrivata. Wow! Accidenti! Bella, bella! Poi secondo me questo bronzo, oro, rosa è molto più elegante dell'oro. Eccoci! Cheers.
Nuoto, bici, corsa, hai detto niente? Bronzo nel triathlon alle Paralimpiadi di Tokyo. Corri, ragazza, corri, in sogno di sport e insieme di vita. Finalmente centrato per meravigliosa storia di rinascita. La meningite fulminante che era una bambina e di seguito il suo darsi senza risparmio da irriducibile agonista qual è. Ho capito che non sono fatta per far solo una cosa e quindi questa evoluzione, passando da mie grandi passioni, dallo snowboard, dalla canoa, che restano comunque pezzi di cuore, mi ha portato a conoscere questa Veronica che riesce a fare triathlon, una cosa incredibile, però ha funzionato evidentemente passando da tanti ostacoli. Non è stato facile il mio approccio al triathlon, ma mi ha portato insomma a questa gioia immensa che è impagabile. A bandiera tricolore spiegata sulla tua testa, una delle immagini più belle. Sì, vabbè, quel momento è stato così emozionante che non riesco ancora a descriverlo. Diciamo che è stata tutta una gara dove ho faticato tanto, dove sono riuscita comunque a rimanere lucida, concentrata sul fatto che stavo facendo la mia terza Paralimpiadi e ho fatto gli ultimi due giri di corsa con questo crescendo di emozione dentro. Sono arrivata nel rettilineo dell'arrivo. Il direttore tecnico Mattia, quest'uomo sempre tutto d'un pezzo, mi ha passato la bandiera d'Italia super commosso e io lì non ci ho più capito niente. Ho pensato a tutte le persone che mi stavano guardando da casa, che erano sicuramente molto orgogliosi di me, lì mi sono liberata vincendo questa medaglia bellissima. Bronze medalist representing Italy. Gold medalist Italia. Veronica Yoko Plevani. Loro mi hanno insomma dato tutto, cioè io non avevo idea di cosa si poteva fare con i miei monconi per riuscire a fare una prestazione ottimale, per riuscire a non farmi male ed essere comunque nella categoria giusta, nella categoria a cui appartengo. C'erano 600 grammi di differenza. Sì, sì, erano 900 grammi, erano state 900 grammi. E quindi è stato un lavoro con tante prove, tante cose che sono andate bene, tante cose che non sono andate bene, però siamo riusciti a trovare una soluzione perfetta. Finalmente anche godendomi la corsa, che prima era sempre una tortura. L'impresa di Veronica allora e di tutti gli altri che come lei per correre e saltare mettono le protesi, sempre viva il reparto sport del centro INAIL, l'istituto bolognese tra ricerca e scienza all'avanguardia nel mondo. Fai una scansione di questo, che dobbiamo fare una riduzione e dargli un po' di appoggi qui. Certo. Alta scuola di ingegneria applicata, avveniristici prototipi, gli atleti come macchine di Formula 1 e questi tecnici come meccanici intorno a una Ferrari, solo che stavolta facciamo che le rosse sono i nostri campioni in carne ed ossa. Veronica d'accordo, più quel podio tutto azzurro nella velocità donne, altre grandi gommate centro INAIL, a continuare il parallelo coi motori. Sabatini, Caironi, contraffatto, emozione ancor viva per chi era ai box quel giorno. Estremamente emozionante, anche perché di fatto noi eravamo proprio come i tecnici della Ferrari ai box, quindi avevamo una doppia paura. Uno, che potesse cedere all'improvviso qualche componente meccanico, essendo comunque tutti prototipi, quindi la sicurezza non c'è e non si può trasferire all'atleta questo pericolo, questo tipo di tensione in aggiunta a quella della gara. E poi è straordinario vedere tre atleti italiani, fatto penso che quasi irripetibile, speriamo di no, ma insomma che arrivino contemporaneamente alla vittoria con delle protesi fatte da noi. Noi stiamo investendo tanto nella studio dei materiali, nella valutazione dei materiali, nella sicurezza dei materiali. Il carbonio che vediamo in queste protesi da cammino, le vediamo da corsa, le vediamo anche nelle invasature
e lo sviluppo che noi stiamo facendo è proprio quello di portare le tecnologie della Formula 1 all'interno delle invasature, in modo tale che siano leggere, performanti, sicure e che appunto permettano all'atleta di dare la massima performance durante la prestazione. E l'invasatura qua, vedi come scende qua, vedi com'è bella morbida, flessibile, quando si siede non ci sono problemi. Sì, sì, okay. Abbastanza. Magari mantenendo lo stesso schema, sempre con le due chiusure, per evitare di mettere troppe chiusure, eccetera, eccetera, ci piacerebbe fare una cosa che sia un pochino più continua. Parigi va bene un'altra Paralimpiade? Sì. o cambiamo sport a Parigi? Ma io, se qualcuno mi propone uno sport nuovo che mi piace, mi ci butto, non è che problemi. Però devo ammettere che il triathlon fa parte di me ormai, quindi continuerò. Di sicuro a Veronica Yoko Plebani non serve chiedere chi erano i Beatles. No, assolutamente. Diciamo che mi chiamo Yoko anche per questo, ma anche perché significa bambina solare, positiva ed allegra, e a mia mamma piaceva il significato del nome giapponese, quindi insomma era la mia Paralimpiade, dovevo dimostrare questa cosa, e penso che l'arrivo sia stata un'espressione di Yoko al suo massimo.